Amiche, amici trans e gay, amici della sera, ribongiorno. Oggi c'è il grande Dani. Ciao. Sempre. E siamo sempre in pescate assolutamente improvvisate. Infatti siamo sempre in cartiera. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Perché quest'anno sono ferie un po' travagliate per me, in quanto vabbè, un po' di problemi col suocero. Anderi anda dall'ospedale, che potevo anche evitarlo, però succede. E quindi niente, dovevo invitare anche un sacco di gente, ma non ce l'ho fatta. Comunque, siamo a pescare qui in cartiera, l'acqua sta scendendo sempre di più, sempre più giù, sempre più giù. Quella riva non me la ricordo così scoperta, e l'albero era tutto sott'acqua, quasi. Va bene. Peschiamo con mais ammuffito. Non si dice. Non si dice? Mais. Il trucco. Con mais. Barbarina e bolognese. Lì sotto, galleggianti al momento immobili. Ma ci vediamo dopo. Ecco, un pesce gatto in stato interessante dal mais che si è mangiato. Mi piace il mais marcio. Oltretutto sembrava quasi un carassio perché combatteva bene. Io prima ne ho persi un paio, ma tutte e due minuscoli. E va bene, continuiamo. Comunque il primo pesce gatto è entrato in pastura. Laggiù c'è il mio galleggiante che galleggia. Guardate che pancia che ha il bastardo. È diventato un siluro. Stamattina si è svegliato il pesce gatto. E ora muore da pesce gatto, però stava diventando un siluro, sto bastardo. E noi continuiamo. No, è andata giù. È andata giù. C'è una tartarughina tanto simpatica, ma è refrattaria alle telecamere. Niente, piaceva farla vedere. Proprio da zuppa, un'età e mezzo di roba. Niente. Eccola lì. La tarta. Questo è appena arrivato, si vede. Sul pasture. Questo è meno ciccio. Però insomma. Comunque stanno uscendo gatti. Gatti. Italia da chi? Io ho fatto una serie clamorosa di padelle. Ho provato a cambiare l'amo. E vediamo cosa succede. Altro gatto preso nella, stai fermo un attimo che dobbiamo vedere, preso qua in punta, mangiano male, devi farli andare giù, aia, padella? Padella. Devi farla andare giù galleggiante un'ora, poi tiri o non c'è, o c'è sta mezza, guarda quella la viperina, quella lì la serpolina, sta arrivando la serpolina che ora prenderemo nel guadino. Serpolina è un cazzo, questa ci mangia Dani, è un metro. È un metro! Proprio Inaina. Inaina non è. Proprio Inaina. Però sta cambiando direzione. Andiamo a prendere col guadino dopo. Ciao! Dicevamo? Troppo facile, voglio dire. Squadra io che vince non si cambia. Si cambia. E vai di gatto. Ma abbiamo presi uno dietro l'altro. Mentre io, botta di culo terrificante, no. Ho preso un carassione incredibile, di ben un etto e mezzo di roba. Il galleggiante non andava neanche giù, camminava e basta. Eccolo qua. E adesso lo rilasciamo. Oggi Daniele è implacabile per quanto riguarda i gatti. Sempre lì in punta, anche quello vedo. Li piglio tutti io. Tutti lì. Io vedo delle tocchette laggiù in fondo, ma niente. Sono delle gran padelle. Là c'è la tartarughina. Ormai è nata una storia fra la tartaruga e il mio galleggiante. Guarda, guarda, guarda. Ci va secca diretta. Ora mangiano. Prima si è impigliata nella lenza. Per fortuna che si è liberata. Un'altra. La sorella per lunga la stessa. Sarà un'altra. Sì, vediamo un po' di andare a catturarla, dai. Ragazzi,
a pronta tocca, a pronta ferrata. Ero andato a fare cose che non si possono dire. Sono tornato indietro e c'era questa carpetta attaccata. Che ora liberiamo prima che arrivi l'amico della finanza, di come si chiama, di vigilanza ittica. A dopo, saluta bene. Mau mau. E geloso di Daniele, anch'io ho preso il pesce gatto, ferrata in diretta, canna che si piega, oh, dove vai? Eccolo qua. E lui ha preso un pesce gatto. Un pesce gatto. Ecco. La sagra del pesce gatto. Eh sì, possiamo fare la festa oggi. Tartaruga è sparita, abbiamo buttato tanto mais che è andata a vomitare, in congestione. Che pancia di acqua. Eh sì, questi hanno mangiato. Ha mangiato di brutto, sti bastardi. Guarda che trippa. Guarda che trippetta. No. Sì. Sì, sì, lo sento da. Sì, sì. Ta 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 ta. Una macchina da gatti oggi. Maledetto. Sono nel labbro. Daniele baffo. Chiude in bellezza. Nel baffo. Fai vedere, aspetta, Voilà, nel talmente buff. Piccolo che neanche lo zoom lo ingrandisce. Beh, vai. E io sono là, ho visto una tocca, questo è l'ultimo lancio. No, dai. Che è successo? Per forza. Per forza. Guardala, no. Che carpa che assalta. L'ho vista una carpa? Bastarda maledetta. È così, cioè, mia moglie mi aspetta a casa. Io non posso... Se si continua così, come si fa? Basta, smontiamo. A dopo per le considerazioni finali. Dani, cosa? Considerazioni finali. Considerazioni finali? Oggi, fra l'uomo e il pesce gatto, ha vinto l'uomo. Gli abbiamo fatto un culo così. E basta, sono uscito solo il pesce gatto. E basta. Domani pizza per festeggiare. Domani pizza? Domani l'altro pizza. Dopodomani, sì. E domani ritorniamo a pesca. Domani si ritorna a pescare. Domani pomeriggio devo accompagnare mio cognato all'aeroporto. Domani mattina. Qualcosa ci inventiamo. Domenica pesca, lunedì pesca, martedì pesca, mercoledì. Sempre a pescare. Sempre a pescare. Sempre. Al limite io prendo in affitto la tua roba perché sono in moto e quindi il bauletto lì non mi ci stava. E quindi va bene. Ma il buon Xella la sa che col pagare si fa tutto. Si fa tutto. Non solo la figa. Allora, Daniele. Ciao. Per lo Xela. Contro sole. Ciao. Contro luce, ora meglio. Vi dicono, alla prossima.